progetto all'avanguardia che l'Arcidiocesi di Potenza Muro Lucano Marsico Nuovo ha realizzato con il supporto delle società Potenza Consulting e Eye Horizon. Si chiama Arte in Diocesi ed è un viaggio immersivo a 360 gradi tra alcune delle bellezze artistiche e monumentali della diocesi, precisamente 7 tesori tra Potenza, Viggiano e Muro Lucano, da scoprire guardando attraverso visori di realtà virtuale, tecnologie avanzate e dal potente impatto comunicativo. La genesi di questo progetto è facilmente intuibile, nel senso che viene da due bisogni: il bisogno delle arcidiocesi di comunicare e valorizzare il proprio patrimonio architettonico ed artistico, e il bisogno della Potenza Consulting di ricercare nuove tecnologie comunicative. L'aspetto tecnico è stato realizzato con delle telecamere ad alta tecnologia a 360 gradi, quindi si fanno dei filmati, e questi filmati vengono lavorati con dei software particolari e poi vengono inseriti nei visori, negli Oculus. Una caratteristica fondamentale è l'immersività, cioè praticamente si è dentro il luogo pur non essendoci. Questa è la cosa fondamentale della realtà virtuale. Sarà possibile visitare 7 monumenti in 3 luoghi diversi: Potenza, Muro Lucano e Viggiano. Si va dalla cattedrale di Potenza al santuario del Sacro Monte di Viggiano, alla concattedrale di San Nicola di Muro Lucano, ai musei diocesani di Viggiano, Muro Lucano e Potenza, fino a un pezzo di discesa della Madonna in processione a settembre. L'utenza è quella chiaramente dei più giovani: nei musei diocesani vanno in gita le scolaresche, quindi noi dobbiamo intercettare ed avvicinare i giovani alla realtà delle bellezze dell'arte sacra. Questo è soprattutto lo scopo del progetto. Sono stati fatti 3 corner multimediali, uno a Viggiano, uno a Muro Lucano e uno a Potenza, e quindi nei musei diocesani sono allestiti e sono pronti all'uso già questi 3 corner, e quindi tutti gli utilizzatori che entreranno e accederanno nel museo come turisti o come scolareschi o come per qualunque motivo possono accedere ai 3 corner multimediali, e quindi possono vedere le realtà di Viggiano a Potenza, le realtà di Viggiano e Muro Lucano in VR, a Viggiano le realtà di Potenza e Muro Lucano in VR, e a Muro Lucano Potenza e Viggiano in VR. Un'occasione per turisti e scolaresche per conoscere in maniera immersiva e interattiva il patrimonio d'arte sacra di cui dispone la diocesi, frutto di un lavoro avviato 1 anno e mezzo fa con Monsignor Ligorio, nelle mani adesso di Monsignor Carbonaro, che non ha mancato di sottolineare le responsabilità in fatto di realtà virtuale e soprattutto di intelligenza artificiale. È anche un modo comunicativo, perché la comunicazione è importante e l'arte rimane sempre uno strumento di comunicazione straordinario, eccezionale. E la comunicazione non solo della parte artistica, culturale, ma anche la fede, perché chi visiterà questi luoghi potrà fare appello anche dei contenuti della fede che la tradizione dei nostri padri e delle nostre madri ci hanno trasmesso. Ecco, l'elemento tecnologico che è legato a questa tradizionale visita dei musei ne garantisce anche la bellezza, perché è come ritrovarsi dentro questa realtà. Però dobbiamo ricordare sempre che il virtuale non sostituisce mai il reale. Questo deve essere un appello che deve essere fatto sempre nel contesto di chi visita e chi entra dentro le nostre realtà. Il cuore umano e l'intelligenza umana non potranno mai essere artificiali, dovranno essere sempre in collaborazione con quello che è il mistero della creazione e quanto ci viene dalla realtà delle scelte umane, e le scelte devono essere sempre umane.